Bentrovati, questa sera ci troviamo a Rimini, siamo in compagnia di Domenico Cimino, che è il proprietario del gruppo Cimino Hotels. La sede è quella dell'hotel Vienna Ostenda. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Roberto. Allora, noi ci siamo incontrati circa un paio di mesi fa in videoconferenza durante il lockdown. Il nostro umore allora non era proprio di quelli positivi. Oggi vedo che è cambiato un po' tutto, no? È riaperto l'albergo, gli alberghi, la gente in giro comincia a girare, i turisti ci sono. Diciamo che l'ottimismo in un certo senso, diciamo che partendo da zero, partendo dalla chiusura totale di tutti e 8 gli alberghi più nelle attività che abbiamo in gestione, comunque è stato un lavoro più psicologico per tutti quanti che un lavoro di fatica. Adesso siamo contenti perché la città risponde, c'è entusiasmo, c'è voglia di vacanza. Siamo partiti da zero, però vedo che comunque le prenotazioni stanno arrivando in continuazione tutti i giorni. E da un lato siamo contenti perché per il primo anno stiamo lavorando anche senza il tour operator, le agenzie di viaggio, quindi direttamente con i clienti, stiamo riscoprendo e stiamo amando quello che facevamo una volta, quindi il rapporto diretto col cliente. Ce lo stiamo coccolando, stiamo ritornando quasi alla normalità. Io dico sempre, c'è stata una guerra, siamo stati fortunati che non dobbiamo ricostruire nulla. In questo momento noi abbiamo rilevato un'altra struttura a giugno che ieri abbiamo aperto. Sarebbe l'ottava o la nona? La nona. L'hotel Adriatica a Viserba, sì. Sono 50 camere e ho avuto la soddisfazione poi che a gestirlo insieme a mio padre c'è mio figlio di 21 anni che si è preso lui la responsabilità e quindi diciamo che come esperienza farà la gavetta. Un buon proseguimento, però questo entusiasmo che ho visto da parte sua mi ricorda un po' quando sono partito io. E quindi gli sono vicino, sono contento, dopo continueremo la nostra intervista proprio dall'hotel Adriatico, certo. Che è direttamente sul mare. E noi siamo ottimisti, bisogna essere ottimisti, perché comunque il mondo va avanti, continua. È stato un punto di riflessione, un punto per farci riflettere, una nuova ripartenza. Accelerato secondo me i cambiamenti che andavano fatti già da anni a livello turistico e quindi secondo me questi cambiamenti, anche utilizzare più web, le prenotazioni online, accelerare le prenotazioni, snellire il lavoro anche perché comunque nel resto del mondo, in Francia o in altri paesi dove ci sono le catene, questo già avveniva. Diciamo che noi siamo arrivati un po' in ritardo, lo stiamo facendo, il cliente può prenotare, può fare check-in direttamente da casa. Anche in sala e ristorante abbiamo rivisto gli spazi, abbiamo dato più spazi, più qualità, abbiamo puntato molto sulla pulizia e sulla sanificazione. E siamo ottimisti, siamo ai primi di luglio, e i clienti abituali stanno prenotando, c'è un ritorno, la città risponde perché la gente ha voglia di fare vacanza. È normale, ci è venuto a mancare quel 30% che noi d'estate erano gli stranieri. Certo. Però rivedendo. Però vedo che compensano un po' gli italiani. Rivedendo anche le politiche aziendali e l'organigramma, quindi mantenendo, facendo fare magari un'ora in più di straordinario al nostro personale abituale, senza prendere con uno stagionale meno, vedo che riusciamo ad affrontare in tranquillità la stagione. È normale che quest'anno sarà un anno di transizione, un anno importante per vedere se ci sono delle risposte vere e concrete, sarà il 2021. Ma come ripeto, come ci eravamo già detti a suo tempo con Roberto, l'Italia è uno dei paesi più belli del mondo, dove abbiamo veramente un potere a livello turistico, un'industria del turismo sottovalutata e non presa in considerazione, non ha il ruolo che dovrebbe avere per la politica italiana, perché comunque è il 15% del prodotto interno lordo, va protetto e va valorizzato, e anche perché è l'unica industria che poi nel tempo rimarrà in Italia, perché gli altri vedo che vanno volentieri all'estero per pagare meno tasse. Ecco, poi diciamo che Rimini prevalentemente è una delle zone d'Italia dove il turismo viaggia quasi all'80-90%. Noi siamo proprio la provincia dove veramente il turismo la fa da padrona. L'economia ruota tutto intorno al turismo e poi negli ultimi anni la provincia di Rimini ha investito 600-700 milioni in infrastrutture tra il Castello Malatestiano, il Teatro Galli. Oltretutto sappiamo che è una provincia giovane
e dove il Palazzo dei Congressi è nato nel 2012, la fiera poco prima, l'aeroporto ancora è giovane, quindi è una provincia che si sta forgiando, però sta investendo molto e secondo me è una delle province più attive a livello politico per dare l'esempio agli imprenditori negli investimenti, cosa che dovremmo fare anche noi. E molto, dovrebbe anche la politica, il comune dovrebbe capire che alcune infrastrutture, alcuni alberghi andrebbero comunque trasformati o in appartamenti, insomma andrebbe riqualificato il tutto, fatto gli accorpamenti, perché non ha senso più la pensioncina. Benissimo, piano piano faremo allora i cambiamenti che ci portano a fare. Un messaggio comunque positivo, tutto sommato, direi, no? Senz'altro. Allora, a questo punto la gente ha voglia di divertirsi, ha voglia di andare in vacanza, noi siamo pronti ad ospitarvi col sorriso, perché voi siete la nostra vitalità, voi ci date l'allegria e la forza di andare avanti. Okay. Quindi tutti i turisti che vengono da noi sono ben accolti. Perfetto, diamo un sito internet. www.ciminohotels.it. Benissimo. Allora, questo messaggio positivo da Rimini, vi invitiamo tutti a venire a fare la stagione estiva qui all'Hotel Vienna Ostenda. Da Rimini appunto è tutto, buona serata e buon proseguimento. Grazie, a presto.